Buongiorno, benvenuti in questo nuovo video dello Scopriamo le creazioni in resina. Sì, che bello! Allora, sono pochi perché mi sono arrivati due ordinini da fare veloci veloci. Come potete vedere c'è il blu e adesso andiamo subito a vedere che cosa ho combinato. Mi è stato richiesto blu, io faccio... No, veramente mi è stato richiesto viola. Io il viola non ce l'ho e ho fatto un miscuglio. Adesso vediamo che cavolo è uscito. Mazza, oh wow, sì, è uscito viola. Che meraviglia. Che bello viola. Sì, ho mischiato lo smalto che avevo lilla, sì, lilla chiaro, lilla scuro, l'ho mischiato insieme al blu ed è uscito questo viola scuro. Meraviglioso, bello. Poi, sempre anche il luma, vediamo. Oh, che carino. Questo, vedi, è uscito più blu, più sul blu questo in confronto al... però è stupendo lo stesso, glitteroso, è bellissimo, cavolo. Questa invece mi è stata richiesta nera, mannaggia, sto stampo sta tirando le cuoia, sì, sta tirando le cuoia sto stampo, si fa sempre più fatica a tirar fuori le creazioni. Nera, me l'ha richiesta proprio nera. Sì, ci sono tutti i vari pelucchi in giro, sempre dello stampo, che poverino non ce la fa più. E glielo sistemerò, però nero, bellissimo, mi piace. Poi quest'altro fiocco mi è stata chiesta sull'azzurro. Io l'azzurro proprio non ce l'ho e ho mischiato... azzurro con il turchese ed è uscito questo meraviglioso fiocco, bellissimo, è comunque sull'azzurro, però è veramente bello, particolare. Vediamo qua, piccolo Mickey Mouse con la faccia di mamma, wow, stupendo, oh cavoli, è veramente bello sto colore qua, no, questo è uguale a... Non è neanche uguale a questo, non so che caspita di intrugli gli ho fatto per farlo uscire così, ma è fantastico. Mi piace tantissimo. Poi, fioccone rosa. Sì, ci piace. Vediamo se esce. Come non mi... Eccoci qua. Wow, che bello, è meraviglioso. Beh, poi io ho un debole per il rosa, è proprio un rosa tenue tenue, bello, mi piace un sacco. Poi un vaniglia senza glitter, semplice. Sì, è uscito proprio vaniglia, bello, ci piace. Sì. Quest'altra base cameo mi è stata richiesta sempre nera con i glitter. Mamma meraviglia. Cioè già questo stampo è bello di per sé. Poi nero, glitterato, la fine del mondo. Praticamente la fine del mondo. Bello. Veramente stupendo questa base cameo. L'avevo sottovalutata. Uè, mi sono dovuta ricredere. Dopodiché, ah sì, le alucce che stanno perdendo tutto il loro, la loro vivacità. Allora, queste ancora si salvano. Tra l'altro blu sono anche belle, questo blu elettrico, questo viola blu, non si capisce neanche bene che colore è, però io mi sto portando avanti, mi sto facendo gli stampini delle alette. Quando queste saranno totalmente inutilizzabili, mi sto facendo le alette, gli stampini delle alette lucide. Sì.
Sì, sperando che resistano di più di questi. Questo qui ho usato la gomma siliconica della Res Chimica. L'ho finita e questi sono gli ultimi che ho fatto. Anche il fiorellino, non so se vi ricordate, nell'ultimo video vi feci vedere che stavano perdendo la loro lucentezza. Infatti vedete come sbrilluccica lo stampo. Le campane sono partite domenica mattina, è pure normale. Certo. Comunque, stavo dicendo, no, di ste alette, queste sbrilluccicano perché io ho usato delle alette che mi sono tenuta via per me e credo che ci farò degli altri stampi perché non si sa mai, di alette secondo me non ce n'è mai abbastanza. E poi ho fatto anche questo stampo qui del fiocco di Hello Kitty, però quello più piccolo perché questo è quello più grande, ne farò anche uno di quelli grandi. Da tenermi insomma come scorta, non si sa mai. E un cookies, visto che ci stava lo spazio, gli ho fatto anche il cookies. Questi stampi devo dire sono usciti proprio bene perché ora mi sbrilluccicano. Vabbè, comunque non scopriamo che c'entra, mo. No, per farvi vedere perché anche questi qua sono ancora lì lì, però. Ma sono meravigliosi anche blu. Porca miseria, vabbè, io c'ho un debole per le alette qua. Allora andiamo avanti. Poi ho questa base, wow, vabbè, fatta da me, con la gomma siliconica della Prokima. Questo qui bellissimo, rosa confetto. Questa me la sono fatta per me però, perché non me l'ha richiesta nessuno. Avanzato il colore, ho riempito la base perché mi avevano chiesta questa. Ok, poi due fiocchini, uno. Mi è stato richiesto, wow, stupendo. E l'altro avanzava il colore, ne ho fatti due. Sono stupendi, sono da rifilare, ma sbrilluccicano incredibilmente, sono bellissimi. Sì, ci piacciono. Poi, questa mi è stata richiesta, come potete vedere, è blu. Ed è fantastica. Wow, ma mi sto anche ricredendo sul blu comunque. Però è più bella lucida. È più bella questa parte di qua. Più bella lucida, molto più bella lucida. Questa dovrebbe essere la parte dritta, però questa è più bella. Sì. Io se la dovessi usare, la userei da questa parte. Bella. Bella, bella, bella. Poi abbiamo sempre due camei, wow, nere, semplici, nera semplice, però il nero c'ha sempre il suo perché, come il bianco. Total white, total black hanno sempre il loro perché. Cioè, vedi questa per esempio? Questa total nera non l'avevo mai provata. Ed è favolosa. È tutta da rifinire, ma è fantastica. Bella. Invece questa qui gli sono finiti dei glitter. Forse non facendola apposta, però è stupenda anche questa. Wow. Che bella colata. Sì, ci piace. Poi abbiamo ancora la tazzina che ci è stata richiesta, tutta brillantinosa, total white, bellissima. E poi si vede come sbrilluccica, bella, bella, bella. E poi due alette che mi sono fatta con il rosa che è avanzato per farci due fatine. Queste non mi sono state richieste, me le sono fatte per me. È questo rosa candido praticamente e sono stupende. Devo rifilarle tutte, ma adesso con calma mi metto lì e le sistemo e io le trovo bellissime. Ci vedo due fattine qua sul rosa, wow, belle. Allora, devo dire che mi piace tantissimo il corsetto. Che non so che cavolo di colore mi è uscito. I Loom, cioè, guarda che belli, sono bellissimi.
questo camion nero che è strabiliante, e poi questa volta anche questo, perché anche se è da rifilare tutto, ma è stupendo. Ma non mi ci sta tutto nelle mani, perché mi piace tutto. Questo, le alette sono stupende. Cioè, sono stupende queste alette qui. Va bene, ragazzi, il video è stato corto, è stato breve, però volevo mostrarvele. E niente, ci vediamo alla prossima, no? Ci vediamo, no? Ci sentiamo alla prossima. Ciao, alla prossima!